Reduce da due vittorie contro Serbia e Olanda, match quest'ultimo caratterizzato dal ritiro delle maglie azzurre numero 4 e 11 dei fratelli Gianfranco e Alberto Darin, l'Italia di Stefan Meyer affronta sul ghiaccio di Cortina la Gran Bretagna nell'ultimo e decisivo incontro del girone G di prequalificazione olimpica. In palio, per chi si aggiudicherà il successo, il pass per il secondo e conclusivo torneo di qualificazione olimpico in programma a settembre e quindi l'opportunità di giocarsi concretamente l'accesso ai giochi invernali del 2018. Dopo alcune parate da parte dell'estremo difensore azzurro Andreas Bernard, l'Italia mette la freccia sfruttando appieno la doppia penalità minore inflitta a Peacock. Ad aprire marcature ci pensa Christian Borgatello, il quale, su assistenza di Egger e grazie ad una deviazione avversaria, infila il disco sotto l'incrocio dei pali all'8 e 15. L'Italia capisce che è il momento buono per affondare e nemmeno due minuti più tardi, sempre in superiorità, fa nuovamente centro e ancora Borgatello a provarci da fuori con un tiro di poco a lato. La ribattuta della balaustra è preda di Egger che impegna Bounce, il quale non può davvero nulla sul tocco ravvicinato di capitan Anton Bernard, autore del raddoppio. Prima della sosta il blue team cala pure il tris, fa tutto Simon Kostner che trova una voragine davanti a sé, freddando dalla media distanza il portiere avversario e mandando la sua squadra a riposo con un confortante vantaggio di 3-0. La seconda frazione si apre con una brutta tegola per la rappresentativa nostrana che perde il difensore Alexander Egger per una carica ai suoi danni di David Clark. Il giocatore non può proseguire il match e dovrà restare lontano dal ghiaccio per un paio di settimane. Nonostante ciò e diverse occasioni sciupate con l'uomo in più, anche in doppia superiorità, i ragazzi di Stefan Meyer centrano il poker al 35-56 allo scadere di un power play, affidandosi nuovamente alla stecca caldissima di Christian Borgatello. Il terzino del Renon riceve da ingaggio e fa ancora centro con una conclusione dalla distanza, anche in questo caso probabilmente deviata. Poco dopo c'è però da registrare la reazione della Gran Bretagna che ad 1 minuto e 30 dalla sosta realizza la prima rete della sua serata. Disco da Lee a Phillips, il quale trova l'angolino con un bel raso ghiaccio da fuori. Al 45-01 i britannici si avvicinano ulteriormente. O'Connor recupera un disco sulla blu, scagliandolo verso la porta e trovando il tocco vincente di David Clark che spiazza Bernard e porta i suoi sul meno 2. La paura, se così si può definire, dura appena 202 secondi. Alex Gellert con una staffilata dalla distanza ristabilisce il più 3 in favore degli azzurri e rende il finale di gara meno insidioso. Gli ospiti tentano la carta del sesto giocatore di movimento nel finale, ma a segnare è ancora l'Italia. Slalom speciale di Anton Bernard che serve Ramoser, il quale deve solo appoggiare in fondo al sacco. Finisce così 6-2 per la formazione di Stefan Meyer che dal primo al 4 settembre si giocherà così in Norvegia le sue chance di qualificazione a 5 cerchi contro la rappresentativa di casa, Francia e Kazakistan.